Questo è evidentemente la questione del cosiddetto diritto penale del nemico, una questione di grande interesse, un po' complicata, e quindi cerco di semplificarla. Allora, una prima cosa può sembrare una definizione abbastanza strana, perché il diritto penale più o meno ha sempre come destinatari dei nemici. Il diritto penale, essendo un apparato che reprime chi commette dei reati, dei comportamenti che secondo le leggi vigenti sono ritenuti reati contro la società, ha sempre come destinatari alcuni che possono essere considerati, tra virgolette, dei nemici della società. Quindi, quando si parla di diritto penale del nemico, si parla di qualcosa di più specifico. È una teoria che hanno elaborato soprattutto dei giuristi tedeschi, eccetera, ma se ne parla oggi, cioè da qualche tempo, da una quindicina di anni almeno, anche in Italia. Che cosa si intende? Si intende un fenomeno che è abbastanza collegato con alcune delle cose che dicevo prima, cioè rispetto a certe categorie di soggetti, non a certe categorie di reati, ma a certe categorie di persone ritenute in una situazione di particolare collisione con lo Stato, irriducibilmente contrari a quello che è l'assetto esistente, vengono applicate, sono state applicate in diverse situazioni, delle regole diverse, delle garanzie diverse, dei criteri di valutazione della prova diversi. Allora, il problema è il nascere di un diritto con queste caratteristiche, che nega quella che in maniera insufficiente, ma era, sembrava essere una delle conquiste del diritto contemporaneo, cioè che di fronte alle norme del diritto, almeno sotto il profilo formale, si doveva essere tutti uguali, dico almeno sotto il profilo formale, poi c'era la famosa affermazione di Anatole France che diceva che l'uguaglianza del diritto è quella regola che proibisce sia ai poveri che ai ricchi di dormire sotto i ponti, che sia abbastanza chiaramente quello che è un aspetto formale e un aspetto sostanziale, ma quantomeno sotto il profilo formale di trattare tutti, quando arrivano a processo, con le stesse regole, con le stesse garanzie, con le stesse con gli stessi criteri di valutazione della prova. Ecco, il diritto penale del nemico è quella costruzione del diritto che rompe rispetto a questa uguaglianza, e cioè crea una frattura per cui per la gran parte dei cittadini valgono determinate regole, per alcuni valgono delle regole diverse, delle regole più severe, delle regole fino ad arrivare in alcuni casi addirittura fuori dal diritto. Guantanamo è l'esempio tipico in cui la detenzione è una detenzione che avviene al di fuori di ogni processo e avviene sulla base di sospetti e non sulla base di un accertamento reale di commissione di determinati fatti. Ma senza arrivare a forme di questo genere, che sono appunto fuori del diritto, ci sono o determinate regole giuridiche o determinate prassi che comportano appunto un trattamento più rigoroso, più duro, una repressione più forte nei confronti proprio di certe categorie. Infatti l'altra faccia un po' del diritto penale del nemico è quella che dicevo prima, del tipo d'autore, per cui si guarda di più alle caratteristiche del soggetto che non alle caratteristiche del fatto. Secondo tutto il diritto moderno, il diritto penale moderno, si è sempre detto, se non voglio scendere nei tecnicismi, ma sembra che è un diritto del fatto. Il diritto penale deve essere noi siamo arrivati a, per esempio, la configurazione una delle configurazioni tipiche del nemico nel nostro sistema è il migrante. Siamo arrivati addirittura a una norma che poi è stata dichiarata incostituzionale, alla norma che prevedeva
come un aggravante particolare l'avere commesso il fatto se un migrante era irregolare, non aveva il permesso di soggiorno. Per cui se io e un migrante irregolare commettevamo insieme lo stesso fatto, io ero punito molto meno e lui era punito molto di più. Allora questa è proprio un doppio binario in termini già di legislazione, che prevede delle questo era tipico nel diritto statunitense, ma cioè, tra i neri e i bianchi in un certo periodo, in cui c'erano proprio formalizzate delle differenze di trattamento sanzionatorio. E questo è quando si arriva addirittura a una provisione legislativa di questo tipo. Altre volte, sulla base di alcuni aspetti legislativi, questo avviene individuando appunto determinate categorie di persone alle quali di fatto si applica per esempio un trattamento sanzionatorio più grave, oppure si applicano regole sul concorso come quelle che dicevamo prima, molto più stringenti, oppure si danno delle valutazioni di personalità legate soprattutto su considerazioni politiche più che su considerazioni di avvenuta commissione di reati, e tutto questo crea appunto dei due binari diversi, con appunto alcune categorie di persone individuate come nemici a cui vengono applicate appunto per arrivare all'esito finale delle pene più severe, ma anche attraverso meccanismi processuali diversi. Questo è, nei termini più semplici possibili, senza scendere in tecnicismi, il contenuto del diritto penale del nemico, cioè l'individuazione nella società non di una uguaglianza quantomeno formale dei cittadini, ma di diverse caratteristiche a cui si risponde anche sul piano del diritto penale con degli strumenti diversi e con una gravità diversa.